Salve a tutti ragazzi, questo non sarà un vlog, sarà un tutorial come tanti altri, ma volevo fare questa brevissima introduzione perché non mi sono assolutamente dimenticato del fatto che sono arrivato finalmente a 6.000 iscritti. Come al solito volevo farvi un breve video di ringraziamento, ma siccome non avevo tanti altri argomenti di cui parlare, come di solito succede quando faccio un vlog, allora ho pensato di fare semplicemente una brevissima introduzione prima del mio prossimo tutorial. Volevo semplicemente ringraziarvi perché da qualche settimana a questa parte sono arrivato finalmente a 6.000 iscritti. Come al solito, ripeto, so benissimo che ci sono canali con centinaia, migliaia, milioni di iscritti, ma non mi interessa. Sinceramente, questo è un traguardo fantastico. Piano piano sto crescendo, anche se appunto, ripeto, non mi pongo chissà quale obiettivo, ma ovviamente questo dipende da voi e quindi io vi ringrazio tantissimo veramente per iscrivervi, per seguirmi, anche se purtroppo non riesco a essere costante o regolare nel caricamento di video quanto vorrei, ma volevo assolutamente farvi sapere che non ho fatto finta di niente, ecco, semplicemente aspettavo un momento particolare per poter rivolgervi questo piccolo video di ringraziamento. Per cui grazie mille di tutto, veramente, e senza perdere ulteriore tempo, andiamo direttamente al prossimo video. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, senza perdere troppo tempo, volevo andare subito al sodo. Volevo parlarvi in questa sessione di una particolare funzione del Finder che molti non conoscono, molti me compreso, perché volevo chiarire fin da subito che nemmeno io ero a conoscenza di questa particolare funzione che mi è stata suggerita da un utilissimo articolo online fornito dalla pagina Spider Mac, che è veramente una miniera di consigli utili. Quindi grazie mille Spider Mac perché dai sempre degli spunti fantastici. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando della funzione Usa come modello. Ora, questo nome, volevo specificare subito, lo troverete così com'è solamente su Mojave. Se voi non avete Mojave, ma avete una versione precedente del Finder, troverete un nome diverso, ovvero blocco moduli. Quindi quello che su versioni precedenti è chiamato blocco moduli è stato rinominato USA come modello in Mojave, ma si tratta praticamente della stessa identica funzione. Questo per specificare, per evitare equivoci. Ma di che cosa si tratta in particolare? Di che cosa stiamo parlando? È presto detto. Questa funzione, come dice il nome, permette di creare un file che viene utilizzato come modello. Quindi praticamente basterà fare un doppio clic su questo file per creare in maniera automatizzata un duplicato di questo particolare file con tutte le caratteristiche che questo file possiede. Quando è che può essere utile questa cosa? Ovviamente questo cambia tantissimo da persona a persona e da situazione a situazione, ma io mi metto nei panni, per esempio, di qualcuno che studia, qualcuno che, per esempio, forse molto più probabilmente lavora in un ufficio. Quante volte capita di dover utilizzare la stessa base, lo stesso schema di base, per poi andare a modificarlo in tanti modi diversi a seconda del lavoro che si sta facendo? Per esempio, create uno schema di base per, non so, stendere una relazione di un certo tipo, preludio, corpo centrale, postludio, lo schema per esempio per inserire delle foto, delle tabelle o dei grafici, in modo che siano predisposti e già pronti all'uso
una volta che voi sarete lì a immettere dei dati particolari, non so, per esempio mettete il template per un grafico a torta, lo preparate con tutti i nomi particolari che vi servono, le varie voci che volete inserire, dopodiché è pronto da usare, dovete semplicemente inserire le percentuali di volta per volta. Ma allora a questo punto vediamo come è possibile utilizzare questa funzione. Allora, prendiamo per esempio un file di Word, ovviamente vale lo stesso con Numbers, con Pages, con Excel, eccetera, eccetera, ma tanto per fare un esempio, andiamo a prendere un template, tanto per non creare un file praticamente vuoto, e andiamo a, che ne so, modificare alcune di queste voci, tanto per personalizzarlo un po'. Diciamo che questo è il vostro documento di base, che dovrà essere duplicato tante volte con dei contenuti diversi a seconda della situazione. Ora andiamo a salvarlo come file di Word classico e, tanto per mostrarvi più esempi senza perdere troppo tempo, andiamo a creare anche la versione PDF di questo particolare file, in modo da poterlo usare per fare un esempio contenente entrambi i formati. Allora, a questo punto noi abbiamo i nostri file, abbiamo un documento di Word, adesso magari lo rinomino docx, tanto per non fare confusione, e poi abbiamo il nostro PDF e abbiamo anche, come vedete, una foto che io ho predisposto qui sul desktop, tanto per farvi vedere che funziona anche con fotografie. Ora, a questo punto dobbiamo andare a fare Command più I o comunque tasto destro e scegliere informazioni su questo file, la classica visuale dell'informazione. Dopodiché vedete qui nella tab generali abbiamo queste due opzioni, una si chiama bloccato e l'altra appunto si chiama blocco moduli o usa come modello a seconda della versione di macOS che avete voi. Non dovete fare altro che cliccare e spuntare questa opzione, dopodiché questo file verrà considerato come modello da duplicare. Che cosa significa questo? Significa che se voi andate a chiudere la finestra, che a questo punto non ci interessa più, e a fare un doppio clic sul nostro file, vedete che viene creato automaticamente un secondo file con tutte le caratteristiche del file originario. Se poi voi andate a fare eventualmente un secondo doppio clic, un terzo, un quarto, quello che è, vedete che viene creato un ulteriore file. Se poi voi andate a vedere le informazioni del file duplicato, vedete che l'opzione non risulta spuntata, quindi voi non andate a creare un ulteriore modello, ma un file normale utilizzabile come qualunque altro file. Lo stesso ovviamente vale per il PDF. Se voi fate doppio clic su questo PDF, dopo ovviamente aver spuntato la relativa opzione, che anche qui si trova nelle tab generali, la spuntate come vedete, e fate doppio clic e la stessa identica cosa succederà, quindi andate a creare un duplicato del vostro PDF. Lo stesso vale anche per le foto, vedete, questa è una foto che ho messo qui a titolo esemplificativo. Se io vado a vedere le informazioni di questa particolare foto, trovo la stessa identica opzione nella tab generali, dopodiché la spunto e ecco qua, prima era spuntata perché avevo già fatto la prova prima di fare questa registrazione, la spunto, faccio doppio clic e nuovamente mi trovo una foto duplicata esattamente uguale alla prima. Anche in questo caso ovviamente posso farlo tutte le volte che voglio. Quindi vedete che si tratti di foto, che si tratti di documenti PDF, di Office o di iWork, questa opzione funziona esattamente nella stessa maniera. Bene ragazzi, io direi che per questa volta può essere tutto. Come al solito vi ricordo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, c'è il bottoncino proprio qui sotto, cliccate, non vi costa niente. Attivate la campanella così potete essere avvisati ogni volta che pubblico qualcosa di nuovo, dal momento soprattutto che non riesco a essere particolarmente regolare nella carica dei nuovi video. Io credo che la campanella sia un'ottima cosa per non rischiare di perdersi qualche novità. Iscrivetevi al canale,
date un'occhiata alla mia pagina Facebook, date un'occhiata soprattutto al mio sito, link in descrizione, perché lì sopra c'è l'elenco di tutti i filmati che ho pubblicato fin dall'inizio, in ordine cronologico, ognuno con il suo link. Credo che sia il modo migliore per poter avere uno sguardo d'insieme a quello che ho fatto fino ad ora. Di nuovo io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto arrivare ai 6.000 e passa iscritti e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!